amici, io sono Julie. Io sono Emily. Io sono Jasmine. Io sono Charlotte. Io sono Sofia. E insieme siamo le Miracle Tunes. Oggi faremo la Imitation Dance Challenge. In questa challenge due di noi alla volta andranno appunto a imitare una situazione. Una sarà l'imitatrice e l'altra la aiuterà in questa impresa. Gli farò la spalla. Inizieranno Julie e Jasmine perché abbiamo deciso così. Io faccio la spalla. C'è Julie che deve fare l'imitazione ed è aiutata da Jazz. Noi dovremo scegliere la situazione. Quando noi assegneremo il punto andrà soltanto a Julie però. Vai, allora, cosa scegliamo? Julie, ti mettiamo a tuo agio, quindi ho fame. Allora, ho fame con una mia amica, che è Jazz. Ovviamente. Perché sennò... Stiamo camminando per strada, ho fame. Vado vicino a questo distributore, però ci sono soltanto bibite. Beh. Cosa faccio? Ah, inoltre hanno 20 secondi. Vai, vai, vai. 3, 2, 1, vai. Dai, vada. Che spalla pessima. Devo ammettere che fa veramente ridere. Ma non si può parlare nelle interruzioni? Mi dice balla! Ma avete detto prima che poi possiamo parlare? No, potete parlare per mettervi d'accordo. Ah, e allora? No, basta, vi tenete già messi d'accordo, ciao! Sì, tantissimo! Ciao, ciao! È anche finito il tempo. No, se è arrivato, il tempo dov'era? L'abbiamo detto. Da un bel po' è finito. Dai, diamo i punti. No, ma scusa, non ho fatto niente! L'avete fatto tre volte! Dammi, sei una spalla. Per me no. No. No, neanche per me no, però... Voglio dire che è veramente super divertente. Questo lo voglio dire. Questo era il distributore. No, allora, aspetta. Non si capiva niente. Vabbè, si capiva la strada. Sì, la strada si è capita. Però non ho capito perché si capiva che già è una sua, che già esiste. Ho capito, Giulia, quando ha visto il distributore fa tipo... Il secondo round balleranno Sofia e Charlotte. Ragazzi, che tema scegliamo? Un brutto voto. Charlotte ha preso un brutto voto e deve fare in modo che Sofia non lo vada a dire a sua madre. Quindi adesso Sofia farà da spalla, Charlotte sarà la nostra protagonista tra virgolette. Quindi via. Molto ballo qua, È vero, divertente. Oh, vedi, l'ho presa, eh? Devi venire a chiamare. Ah. Era bellissimo. Era divertente. Vai, voti. Io glielo do. E tu no? Va bene, dai, glielo do anch'io perché era meglio del mio. Adesso io devo restare perché devo fare da spalla. Questo è il terzo round e spiegherà la situazione Jasmine. Emily deve prendere il bus ed è in ritardo e Charlotte deve fare l'autista. E vediamo come si mette a verano. Però che fa giochi. Dai, si capisce. Dai, si capisce. Dai, allora, permessi. 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 Oh. Ciao, tu resta. Alla fine rimarrò a zero tutta la vita. Questo è il quarto round e la protagonista sarà Sofia e Emily le farà da spalla. E il tema è... Volontaria all'interrogazione. Emily, l'insegnante, non vorrà interrogare. Cosa sto vedendo? Una lotta! L'insegnante ovviamente tu la prendi e la butti giù per terra. È un po' surreale. È volontaria in manetta. Ok? Ok?
era un po' tanto surreale. Amore! Più che altro Emily aveva un ruolo tipo poco spalla e molto protagonista. Per me no, perché non avevo capito. Cioè, allora, devo dire, se non sapessi che è questa situazione, non l'avrei capita. Esatto, neanch'io. Cioè, per niente. Avrei capito che c'è una che fa. All'inizio. Non avevo neanche visto questo. Non so come fare una che spiega. Fai una che dice ciao. A me ha fatto ridere, però non l'avrei capito. No, quindi dai. Vabbè, passiamo al quinto round che è meglio. Eccoci con l'ultimo round. Ci sarà Jasmine che dovrà imitare qualcosa e Sofia che la dovrà aiutare. Ma siamo indecisi su due situazioni: eyeliner sbavato oppure scuole chiuse. Tutte e due, perché c'è la con Jasmine. Ah, scuole chiuse per la neve, ovviamente. Perché Jazz mette molto spesso l'eyeliner e perché a Milano e a Udine, le scuole non vengono mai chiuse per la neve. Ai voti, vai. Forse dico eyeliner. Anche io forse. Eyeliner. Eyeliner. Allora, eyeliner. Sofia cosa fa? L'eyeliner. Jazz sbava l'eyeliner e si arrabbia. La madre, che è Sofia, entra in suo aiuto e insieme fanno ancora più caos di prima. Ma non ha fatto nulla. A questo sarebbe tipo ti aiuto a mettere l'eyeliner. Anch'io. No, ragazzi, subito, subito. Allora, sono tornate qui con noi, quindi siamo di nuovo tutte e cinque insieme. Quindi, ragazze, facciamo un recap. Qual è la scenetta che vi è piaciuta di più? Allora, c'è stata la... Quella di Giulie. La mia è stata la migliore, dai. Poi, il brutto voto. Poi c'è stato l'autobus. L'insegnante. Poi c'è stato il saluto. Il volontario. E poi l'eyeliner. La mia è l'eyeliner. Anche l'eyeliner e la scuola bus. Però mi è piaciuto l'eyeliner e la scuola bus. E quella che vi è piaciuta meno? No, sì. Provate a dire la mia, no? E la mia era incompleta. Appunto. Allora, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like e commentate qual è la vostra scena preferita. Quindi, tutti insieme. Miracle Tunes Up! Improvvisazioni.